Il polpettone di tonno e patate è buonissimo, è rassodo in frigorifero. Cuoci le patate in abbondante acqua salata, pelale e schiacciale con una forchetta. Scola il tonno dall'olio di conservazione. Aggiungi dalle patate e lavora tutto insieme. Poi aggiungi una manciata di prezzemolo e tanto formaggio grattugiato. Pizzico di sale e pepe, lavora per bene. Poi ungi un foglio di carta forno con un filo d'olio e trasferisci il composto. Modellalo con le mani e metti in frigo avvolto nella carta forno. Nel frattempo prepara il condimento. Trita un mazzetto di prezzemolo, il succo di mezzo limone, un po' di pepe nero e un po' d'olio. Poi lavora con una forchetta. Dopo almeno un paio d'ore in frigo, scarta il tuo polpettone e tagliala a fettine. Condisci con il salmorillo che hai preparato prima. Lo renderà ancora più morbido e profumato. Se vuoi fare il monello, puoi anche aggiungere la maionese. Fresco e delizioso. Buon appetito!